Ciao dalla vostra amica. Video tutorial. Allora, il materiale vi dico subito. Vabbè, la mia tip, io ho già fatto la spugnatura. I colori che ho usato per la spugnatura sono il blu Pretty Color, il 310 del blu, non so che numero è perché si è cancellato. Questo della Kiko, il 310 arancio, e il 905, se non sbaglio, sì, della Shaka giallo. Per questi sono i colori che ho usato a fare la spugnatura. Io mi sono già portata avanti perché comunque, ripeto ancora, chi mi segue sa che la mia spugnatura, il gesto è questo: spennellate il blu, spennellate il giallo, spennellate l'arancio. Poi vedete che comunque il blu e il giallo un po' si è mischiato, ha dato quell'effetto un pochino verde sfumato che mi è piaciuto molto, e fate questo gesto finché non viene la tonalità bella scura o leggermente più chiara, come avete voglia voi. Comunque altro materiale appunto è la spugnetta. E poi altri colori che mi serviranno dopo sono il nero e il bianco. Nero sempre Pretty Color, che non so il numero, e bianco delle Nye Store. E poi questo per pulire il pennellino, e il mio vassoietto dove vado a sgocciolare appunto i miei smalti, e il pennellino questo qua, che sapete che è quello che uso per lo smalto. Allora, accantoniamo per adesso questi tre che abbiamo usato per la spugnatura, che non ci servono. Solo il giallo servirà dopo e capirete perché, e anche il bianco servirà dopo. Intanto prendiamo il nero e andiamo a sgocciolarlo. Andrò a fare un gatto nero su questa bella sfumatura di colori. Allora, prendiamo il nostro nero e cominciamo ad andare a fare così. Sarà una zampina piegata del nostro Mau Mau. E chi ha lui? Sì. Mau, il gatto nero. E poi alziamo su un pochino il corpicino. Ma occhi di gatto, scendiamo così, e qua comunque coloriamo tutto adesso. Anzi, dopo prendo il pennello dello smalto perché sennò viene troppo. Poi qua facciamo ancora una gambettina che fuoriesce. Alziamo un po' di più questa così, e da questa gambettina andiamo a fare partire la coda del gatto, e la facciamo arrivare appunto qua. E la arricciamo così, a ricciolino praticamente. Adesso andiamo a ripassarla un po', così la incicciosiamo un pochino, un po' più pacciottella. E poi scendiamo. Allora, andiamo a sistemare bene questo corpicino che sale. Poi facciamo il collo. Così, iniziamo a fare la testa. Del nostro gatto. Saliamo un pochino per le orecchie e poi facciamo la punta. Il nostro cane prima mi abbagliava. Ecco, e la struttura del gatto è fatta. Adesso gli coloriamo la testa, che un pochino più piccola del corpo. Poi il corpo vado a prendere il pennello dello smalto, come vi dicevo prima. Però intanto sì, lo smalto addirittura. Poi con l'acrilico. La metto, le fai più bene con l'acrilico. Cos'è questo?
Cos'è questo? Un video. Cosa sto usando? Pennello. Sottile. Ma è l'acrilico o smalto quello? Smalto. Eh? Ah. Ma non fare un video che ti faccio le nail art, mamma. No, che la trucchi. Ma sì, dai, fare le nail art. Mamma mia. Sì. Facile. Facile. Adesso appunto prendo il pennello dello smalto. Vado a riempire così. Questa parte qua che è un po' più grossa almeno. Non c'è rischio che esco dal disegno. Un po' così faccio un po' di rifinitura ancora qua. E adesso vado a allargare ancora un po' la coda perché è un po' troppo magrolina e non mi piace. Adesso il gattino è finito, poi andremo a fargli gli occhi. Che adesso che colori fai, gialli? Gialli, sì sì sì, faccio due belle mandorle gialle o anche tipo la una bocca? Forma. No, non gliela fai la faccio bocca? Solo occhi, perché poi quando vedi la, nella notte, quando vedi il gatto, infatti, vedi proprio gli occhi. Ma il gatto occhi di gatto, uomo, madonna Dio. Cioè, sì, è vero che c'è un insettino che vola, vedi le luci? C'è un'ape piccola. Allora adesso andiamo a fare con questo bel giallo i due occhietti. Che bella. Poi lo ripassiamo ancora un po' perché almeno si copre di più, diventa più bello giallo. Bello. Ma non è, non è finita, non è sembrava di finita, difficile. Adesso ripassiamo ancora l'altro. C'ha gli occhi da extraterrestre. Un gatto alieno. Anche. Adesso io li lascio asciugare un attimino questo giallo, perché poi non è finito l'occhio. Andrò a fare una righina piccolissima nera nel centro. Mm. E intanto sgocciolo poco poco di bianco e vado a fare proprio uno spicchietto di luna in alto nel blu bianca. Scusate. Sì, non fa niente, bevi, mangia. Rutta. Dopo anche qualcosa. Scusate. Ah, niente. Dovevo aprire la finestra. Sta attento, né? Che ti giri andare fuori. Sì, fa freddo. Ce l'ha un asino tutto gelato. Piove. Piove, intanto abbiamo iniziato bene l'autunno, piove sempre. Autunno piovoso, almeno qua da noi. Luna, e adesso prendi, andiamo a prendere ancora un po' di nero. Aspettate che sto piovendo proprio poco poco, che comunque serve proprio poco poco poco. Bello. E speriamo che riesco con questo pennello a fare proprio una micro righettina piccolina in mezzo agli occhi. Dovresti riuscire. Sì sì sì. No. E anche di qua, ed è quello che volevo, ce l'ho fatta. Ancora mangiare te? No. Oh, scoppi. Poi vedete voi, io questo lo lascio così perché non voglio essere ripetitiva in tutte queste tutorial di nail art di Halloween che metto il brillantato nel cielo. Io penso questo di lasciarlo così. Qua c'è un peletto appiccicato che dopo andrò a tagliare via. Di chi è il tuo? Questo è il mio gattino nella notte di Halloween di Nika. Spero vi piaccia. E poi passata di top coat alla fine, che adesso non faccio perché sennò andrei a finire di impiastare tutti gli occhietti e tutto del nostro gattino. Vado a fare una bella gattino. Partita. Meno male, evapora, grazie, ciao. Al prossimo video. Sì, al prossimo dalla tanti vostra like, ciao. Iscrivetevi se non l'avete iscritto.